Buongiorno innanzitutto e oggi parleremo, facendo seguito a ciò che abbiamo fatto nelle lezioni scorse, dei metodi numerici per la soluzione dei sistemi di equazioni algebriche. In altre parole, affrontiamo il problema legato al fatto che, partendo da un operatore, diciamo così, differenziale, quindi da un'equazione differenziale alle derivate parziali in generale, come potrebbe essere l'equazione generale della conduzione, con opportune condizioni ai limiti, quindi condizione iniziale e condizioni al contorno, attraverso i metodi numerici, come ad esempio le differenze finite, trasformiamo questo operatore differenziale in un sistema di equazioni algebriche del tipo A11 tipo 1 più A1n tipo n uguale ad F1 AN1 più 1 più ANN n uguale a fn, e questo sistema può essere scritto in forma matriciale in questo modo: matrice dei coefficienti per il vettore delle incognite uguale vettore dei termini noti. Bene, adesso nelle nostre esercitazioni le lezioni scorse, cioè quando abbiamo affrontato la risoluzione di problemi alle differenze finite in maniera, diciamo così, completa, no? Siamo arrivati a scrivere appunto la matrice dei coefficienti e abbiamo messo la matrice dei coefficienti in Excel e l'abbiamo invertita, di conseguenza abbiamo determinato il vettore delle incognite come prodotto di per colonne di alla meno 1 per f. Chiaramente abbiamo utilizzato il software Excel, la stessa cosa poteva essere fatta, oltre che con un foglio di calcolo, in un ambiente tipo MATLAB o software simili. Però molto spesso non si possono utilizzare questi software perché quando le matrici diventano molto grandi, quindi si stanno studiando problemi caratterizzati da un numero di nodi molto grande, e quando scriviamo il nostro codice per risolvere un problema specifico, quindi andiamo ad implementare una specifica formulazione in un listato, utilizzare un linguaggio interpretato o un ambiente di lavoro come può essere MATLAB o un foglio di calcolo eccetera risulta essere, se non impossibile, molto difficoltoso a causa dell'utilizzo della memoria e della lentezza, diciamo così, di un linguaggio interpretato. Stiamo parlando di casi in cui abbiamo magari 100.000 nodi o qualcosa di più e di conseguenza abbiamo una matrice dei coefficienti che ha queste dimensioni, cioè più o meno 100.000 righe e 100.000 colonne, che ovviamente diventa molto complicato. Allora in questo caso si utilizzano dei linguaggi compilati tipo il Fortran oppure il C++ o linguaggi simili, cioè sono linguaggi che una volta compilati sono caratterizzati da un'efficienza computazionale molto superiore.
Il fatto è che utilizzando linguaggi di questo tipo non abbiamo a disposizione la possibilità di scrivere alla meno 1 e automaticamente abbiamo l'inversa, oppure nel foglio di calcolo matrice punto inversa invio e abbiamo risolto. Dobbiamo utilizzare delle metodologie di risoluzione di questi sistemi di equazioni lineari che sono, come dire, implementabili in riga di comando, capite? Ora, le metodologie di risoluzione di questi sistemi di equazioni algebriche possono essere principalmente di due tipi. Possono essere dei metodi diretti oppure metodi iterativi. Noi a lezione oggi vedremo alcuni dei principali metodi diretti e iterativi, quelli più conosciuti, quelli più utilizzati. In particolare, per i metodi iterativi vedremo il metodo dell'eliminazione di Gauss, scusate, il metodo di Gauss-Seidel, questo è un metodo iterativo. Nei metodi diretti vedremo l'eliminazione di Gauss, il metodo del pivot, e daremo anche uno sguardo nell'ambito dei metodi iterativi al metodo del gradiente coniugato. Queste metodologie consentono di risolvere il sistema di equazioni algebriche, nel primo caso, nel caso dei metodi diretti, eseguendo un certo numero di operazioni sulla matrice dei coefficienti che portano ad ottenere in generale una matrice sovradiagonale, lo vedremo tra un attimo. Quindi si esegue un numero predefinito di operazioni. Nel caso di metodo invece iterativo si procede, come potrete immaginare, iterativamente alla ricerca, se la vogliamo dire in maniera semplice, del vettore delle incognite che soddisfa ovviamente il sistema di equazioni. Ma iniziamo a vedere, iniziamo a dare uno sguardo ai metodi diretti, quindi al metodo dell'eliminazione di Gauss. Prima di vederlo però tenete presente che possiamo trovarci di fronte a matrici dense, matrici dei coefficienti, oppure sparse. Nel caso di matrici dense ovviamente significa che oltre ai valori sulla diagonale abbiamo molti altri valori che sono diversi da zero. Ovviamente nel caso, diciamo, di matrice più densa possibile, tutti i termini che costituiscono la matrice sono diversi da zero. Nel caso invece di matrici sparse a diagonale dominante, che sono quelle tipicamente che noi troviamo nel metodo delle differenze finite, abbiamo pochi valori al di fuori della diagonale che sono diversi da zero. E in effetti questo è ciò che abbiamo visto quando abbiamo risolto i nostri casi applicativi. Ovviamente trattavamo quattro nodi, considerate che per ogni riga, nel caso monodimensionale, se ricordate, abbiamo un elemento non nullo sulla diagonale in generale e due elementi non nulli fuori dalla diagonale. Nel caso di quattro nodi è ovvio che abbiamo quattro elementi su ogni riga, di conseguenza avremo tre non nulli e uno nullo. Ma immaginate di avere un numero molto più elevato di nodi. Se siamo ancora nel caso monodimensionale, è chiaro che per il generico nodo interno avremo sempre l'elemento sulla diagonale relativo al nodo in questione e poi due elementi fuori diagonale relativi al nodo prima e al nodo dopo. Tutti gli altri saranno zero. Okay? Quindi la matrice avrà molti più zeri rispetto ai valori che sono diversi da zero. Ora,
risolvere una matrice sparsa, una matrice densa, ovviamente significa, nell'utilizzo di questi metodi, avere un'efficienza maggiore o inferiore, evidentemente. In particolare, quando si utilizzano i metodi diretti, se si hanno matrici con molti zeri, alcuni passaggi del metodo possono essere saltati, come vedremo. Quindi si fa un numero di passaggi inferiore. In generale, anche utilizzando i metodi iterativi, quando si ha una matrice bandata a diagonale dominante, il numero di iterazioni necessarie a raggiungere la soluzione è inferiore. Quindi è sempre auspicabile avere una matrice bandata, quindi sicuramente sparsa, ma con i termini raggruppati in prossimità della diagonale principale, a diagonale dominante, quindi con il valore più grande dei coefficienti sulla diagonale principale. In questi casi, quindi, i due metodi ovviamente funzionano con una buona efficienza, ma tenete presente che quando il numero di nodi diventa molto molto alto, i metodi diretti richiedono un maggiore uso di memoria, perché hanno la necessità di mantenere in memoria la matrice e le sue manipolazioni nel corso del calcolo, mentre i metodi iterativi, come vedremo, devono immagazzinare meno informazioni e quindi, nel caso di un numero molto elevato di nodi, ovviamente la scelta dell'uno o dell'altro metodo può dipendere dalla memoria che abbiamo a disposizione. Una limitazione di questo tipo, tuttavia, va anche detto che ad oggi non è più così significativa. Cioè, 10 anni fa, quando un calcolatore dotato di tanta memoria aveva 2 GB di RAM, e la situazione era un pochino diversa. Adesso comprare un calcolatore entry level ha magari già 16 GB di RAM, ma le macchine da calcolo ne hanno 64, 128 o qualcosa in più, capite? Quindi stiamo parlando ormai di una quantità di RAM a disposizione talmente elevata che il consumo di memoria è diventato, diciamo così, un problema relativo, soprattutto se si hanno a disposizione macchine da calcolo che sono dotate di tantissima memoria RAM. Allora, iniziamo a vedere questo metodo dell'eliminazione di Gauss. In cosa consiste? Questo metodo, detto anche metodo del pivot, è basato su una serie di passi che ci consentono di passare dalla matrice di coefficienti di partenza a una matrice sovradiagonale. Vediamo che cosa significa. Per capirlo meglio, facciamo riferimento a una matrice 4x4, va bene? Così è facile vedere che cosa riusciamo a fare con questo metodo. Immaginiamo di avere una matrice densa, in questo modo, immaginiamo che le nostre incognite sono ancora delle temperature, T1, T2, T3 e T4, e i termini noti sono F1, F2, F3 ed F4. Bene, utilizzando questa metodologia riduco la matrice da una matrice sovradiagonale, nel senso che il nuovo sistema, che avrà lo stesso spazio delle soluzioni del sistema di partenza, cioè le manipolazioni che facciamo non alterano la soluzione del sistema, come vedremo tra un attimo, sarà fatto in questo modo. Avremo dei nuovi coefficienti, perché numericamente saranno diversi, lo vedremo tra un attimo. E avremo termini diversi da zero sulla diagonale,
e il lato inferiore rispetto alla diagonale avrà tutti i termini nulli. In questo modo qua. Il che ci consente, una volta raggiunta questa forma del sistema, di risolvere il sistema stesso in modo veloce partendo dall'ultima equazione, dove vedete l'unica incognita è T4, e poi procedendo penultima, dove T4 una volta calcolato ci consentirà di calcolare T3, seconda equazione e prima equazione, capite? Adesso, come facciamo ad essere certi che la soluzione di questo sistema coincida con la soluzione di questo sistema? Perché questa cosa è fondamentale, cioè io manipolo, tra virgolette, il sistema per fargli assumere questa forma, ma devo essere certo che la soluzione sia la stessa del sistema di partenza, altrimenti non mi serve a nulla. Questa cosa è evidentemente possibile perché le operazioni che facciamo sono sostanzialmente riducibili a scambio di lunghe. Chiaramente se prendo righe significa equazioni, evidentemente, scambio di equazioni. Lo scambio si intende lo scambio dell'ordine. Se la prima equazione la metto al posto della terza e la terza al posto della prima, evidentemente non cambia nulla, no? Oppure moltiplico a destra e a sinistra per la stessa quantità e anche questo non crea problemi. Oppure sommo o sottraggo a destra e sinistra stessa quantità, e non l'ho scritto, ma a questo punto per maggiore chiarezza lo scrivo: stessa quantità. Se le operazioni di manipolazione o passi che vado a compiere sul sistema per trasformarlo in questa forma qui ricadono in questa tipologia, ovviamente il risultato non cambierà, quindi lo spazio delle soluzioni sarà sempre lo stesso. Ok? Bene, detto questo, quali sono questi passi che il metodo dell'eliminazione di Gauss segue per poter raggiungere il suo obiettivo, cioè scrivere la matrice dei coefficienti come una matrice sovra diagonale? Allora, innanzitutto, e da questa cosa che vi sto per dire deriva il nome di metodo del pivot, innanzitutto, per evitare che ci siano degli zeri in luoghi, in posizioni dove possono creare problemi, come vedremo tra un attimo, il primo passo è andare ad analizzare la prima colonna e riordinare le equazioni in modo da avere il coefficiente A11 in valore assoluto più grande rispetto a tutti quanti gli altri. Mi spiego meglio. Immaginiamo che A31 sia pari a 5, tutti gli altri siano inferiori a 5, allora io posso scambiare la riga 3 con la riga 1 in modo da avere il coefficiente che il valore assoluto è più grande qua. Va bene?
Questo è proprio il pivot, cioè da questa operazione deriva il nome di metodo di pivot, del pivot. A questo punto, quindi, una volta che ho riordinato, io scrivo in maniera sintetica, no? L'abbiamo fatto sulla prima colonna. Che cosa faccio? Sottraggo ad ognuna delle successive righe, cioè la seconda, la terza e la quarta, la prima riga moltiplicata per il coefficiente che la riga che sto analizzando presenta sulla prima colonna diviso il coefficiente A11. Mi spiego meglio. Immaginiamo di fare questa operazione sulla riga 2. Quindi prendo la riga 2, che è A21 P con 1 più A22 P con 2 più A23 P con 3 più A24 P con 4 uguale ad F2, e vado a sottrarre la prima riga moltiplicata per A21 diviso A11. Quindi avremo A21 diviso A11 che moltiplica A11 più con 1 più A12 più 2 più A13 più 3 più A14 più 4 uguale evidentemente ad A21 diviso A11 F2, perché devo moltiplicare primo e secondo membro per la stessa quantità. Se faccio questa moltiplicazione e sottraggo questa equazione alla prima, vedete che qui ottengo A21 T con 1, quindi questo e questo si semplificano, quindi ottengo sostanzialmente A22 meno A12 per A21 diviso A11 T2, e T1 è scomparso, più stessa operazione su tutte le altre, uguale ad A21 A11 F2. Quindi alla fine di questo passaggio che faccio sulla seconda riga, poi sulla terza, questa volta moltiplico per A31 diviso A11 la prima riga e la sottraggo alla terza, che cosa succederà? Che scompaiono tutti i termini T1, e quindi alla fine di questo primo passaggio qui avrò tutti 0, qui, qui e qui, giusto? A questo punto devo agire su quest'altro pezzo, quindi ripeto queste operazioni. In che modo? Riordino questi tre coefficienti in modo da avere qui il coefficiente che in valore assoluto è più grande e sottraggo a questa riga moltiplicata per A32 diviso A22, poi sottraggo all'ultima riga la seconda moltiplicata per A42 diviso A22 e in questo modo ottengo 0 qui e qui. Infine, una volta verificato che in questa posizione ci sia il massimo tra A33 e A43, sottraggo all'ultima riga la penultima moltiplicata per A43 diviso A33 e ottengo uno 0 anche qui. E ho ridotto la matrice di partenza in una matrice sovradiagonale. Tutte quelle operazioni ovviamente sono state fatte anche sui termini noti. Questo nuovo sistema, che avrà questa forma, sarà risolvibile direttamente a partire dall'ultima equazione e poi scalando penultima e così via fino alla prima. Ora lo vedremo praticamente, così il tutto sarà un pochino più chiaro. E questo è un metodo diretto, ok? Quindi si fa un certo numero di operazioni che in generale sarà n-1 più l'operazione di riordino, quindi n, poi ancora
n-2 più l'operazione di riordino, quindi n-1, quindi sarà n più n-1 più n-2, eccetera, eccetera, quindi un certo numero di operazioni che in generale è noto. E questi sistemi si contrappongono a sistemi iterativi che invece, procedendo iteramente, non sappiamo a priori quante iterazioni ci metteremo a risolvere il sistema, capite? Dal momento che si usa una procedura iterativa, come vedremo tra un attimo, quello che si fa è partire da una soluzione di primo tentativo. E di conseguenza, se io scelgo una soluzione di primo tentativo che è anni luce lontana dalla soluzione finale, dovrò fare un numero di iterazioni molto superiore rispetto al caso in cui scelgo una soluzione che è molto vicina a quella finale. Evidentemente nel caso limite in cui scelgo una soluzione che è proprio quella finale, mi basta un'iterazione e sono a convergenza. Quindi capite che in questo caso il numero di iterazioni può essere molto piccolo, ma anche molto grande. Vediamo il caso di metodo iterativo più semplice, che è il metodo di Gauss-Seidel. In cosa consiste? Allora, in questo caso abbiamo, utilizziamo la matrice 3x3 per rendere la cosa ancora più semplice, A11, A12, A13, A31, A32, A33, scusatemi, A21, 22 e 23, e A31, A32 e A33. I1, I2, I3 uguale F1, F2 ed F3. Allora, il primo passo di questo metodo è il metodo di Gauss-Seidel, consiste nell'individuare una soluzione di primo tentativo. E posso chiamare T1 0, T2 0 e T3 0. Ora, se riscrivo il sistema in questo modo, cioè T1 uguale ad F1 meno A12 D2 meno A13 D3 diviso A11, allo stesso modo T2 uguale F2 meno A21 D1 meno A23 D3 diviso A22 e infine T3 è uguale ad F3 meno A31 D1 meno A32 D2 diviso A33. Una volta individuata la soluzione di primo tentativo, quindi diciamo che ho un vettore delle incognite noto, ricalcolo T1 qui utilizzando T2 0 e T3 0, quelle di primo tentativo. Dopodiché vado nella seconda equazione e qui ricalcolo T2, ma per T3 utilizzo la soluzione di primo tentativo, per T1 già utilizzo quella che ho appena ricalcolato. Quando arrivo alla terza equazione, ricalcolo T3 utilizzando T1 e T2 che ho già ricalcolato nei passi precedenti. E così faccio, diciamo così, una passata su tutte le incognite, T1, T2 e T3.
A questo punto avrò una nuova soluzione che chiamo T11, T21, T31. Quindi dopo la prima passata sulle incognite. Ora vado a vedere T11 rispetto a T10, T21 rispetto a T20 e calcolo quindi l'errore. Ok? Se questo errore, la differenza tra queste temperature è superiore rispetto a un limite che sono, come dire, prefissato, per esempio nel calcolo di un campo di temperatura potrei immaginare che la differenza di temperature non debba essere superiore magari al centesimo di grado, ok? Allora, se è così, quindi sono al di sopra del limite, rifaccio questo passo utilizzando però questo vettore, non quello, e ottengo T1, 2, T2, 2 e così via. Check e proseguo finché il massimo tra gli spostamenti non è superiore al limite che mi sono prefissato. Avete capito? Adesso mi lavo un attimo le mani perché devo usare il computer per farvi vedere delle slide. Vi faccio vedere velocemente il metodo del gradiente coniugato e poi vediamo all'atto pratico come l'eliminazione di Gauss e il metodo di Gauss-Seidel possono essere utilizzati. Quello del gradiente coniugato è molto più complesso, come vedrete, quindi non lo vediamo praticamente a lezione, ma i primi due sì, in modo che siete anche in grado eventualmente in vostro futuro lavorativo nell'ambito dell'industria o perché no della ricerca di scrivere il codice che vi serve per risolvere un sistema di equazioni. Va bene? Il terzo metodo, che rientra sempre nell'ambito dei metodi iterativi, è, come dicevamo, il metodo del gradiente coniugato. Questi sono i passi del metodo che sono, come vedete, dei calcoli sostanzialmente matriciali, utilizzando delle grandezze ausiliarie, come questa qui, e procedendo sostanzialmente secondo questi passi, in maniera iterativa, fino a raggiungere la convergenza. Ora, non è, come dire, didatticamente necessario entrare nel merito di questi passi, perché voglio dire, ognuno di voi è in grado di leggerli e capire che tipo di calcolo bisogna fare. Però mi faceva piacere farvi vedere che questo è uno dei metodi che, ad esempio, nel codice CFD che utilizzo e che ho sviluppato nel corso degli anni, è uno dei metodi che utilizzo per risolvere il sistema di equazioni che viene fuori dalla formulazione. E allora ho estratto la routine che serve appunto a risolvere il sistema utilizzando il metodo del gradiente coniugato. Come vedete, il linguaggio utilizzato è il Fortran. Quindi in questo caso, come vi dicevo prima, non c'è a disposizione una, come dire, direttamente la possibilità di invertire la matrice come nel foglio di calcolo, no? Quindi è stato implementato il tutto e di qua trovate tutti i passi secondo quanto era descritto nella presentazione di prima, che è qui. Così, levo questo, perfetto. Allora adesso vedete il passo numero 2? È riportato qui. Ovviamente la differenza, perché poi questo file ve lo faccio avere in modo che se vi fa piacere potete andare a vedere in che modo è stato implementato il gradiente coniugato, vi devo semplicemente segnalare che la matrice dei coefficienti, giacché è una matrice simmetrica, è stata memorizzata in due parti, i termini sulla diagonale e i termini al di fuori della diagonale. Per questo trovate un off diag, che sono i termini
fuori dalla diagonale e i termini di anche, che sono quelli diagonali. In questo modo, poiché questa routine è stata scritta quando il calcolatore aveva appunto 2 GB di RAM, quindi poca cosa, in questo modo, nel caso di problemi più complicati, si riusciva a risparmiare un pochino di memoria, a rendere tutto un pochino più efficiente. Oggi non sarebbe più necessario perché il computer che uso tutti i giorni ne ha 16 di giga, quello da calcolo ne ha 84, quindi questa accortezza di separare come dire, i termini diagonale e fuori diagonale non è più necessario. Comunque, trovate il passo 2 e 3, il passo 4, calcolo del residuo, il passo 5, 6, 7, fino alla verifica della convergenza. Qualora la convergenza non fosse verificata, siamo qui, si ritorna al passo 4. E infatti il GoTo 200, dov'è che sta? Ah, se la verifica, quel GoTo 200 è, se la verifica è soddisfatta, esce dalla routine, quindi ha terminato il calcolo. Nel caso invece in cui la verifica non è soddisfatta, ovviamente salta questo GoTo 200 e prosegue secondo i passi della routine. Ora, questa routine, come detto, ve la carico sul sito del materiale didattico, così voi potete guardarla. Ovviamente ci tengo a precisare che non sarà un argomento d'esame, no? Non è che vi chiedo la routine del gradiente collocato. Però, secondo me, come vi ho detto a inizio corso, nei corsi della specialistica l'obiettivo è sicuramente l'esame, ma non solo. Voi dovete seguire un percorso che vi faccia crescere dal punto di vista professionale. E allora, sotto quest'ottica, va vista questa routine, cioè capire qualcosa in più relativamente alle tecniche di inversione. Allora, detto questo, adesso vediamo come praticamente possono essere utilizzate le tecniche dirette e iterative, in particolare l'eliminazione di Gauss e il metodo di Gauss-Seidel, facendo riferimento ad un caso pratico. E il caso a cui faremo riferimento è questo che vedete proiettato, cioè un problema monodimensionale in coordinate cilindriche. In questo modo facciamo sia un'esercitazione relativa all'uso delle coordinate cilindriche con le differenze finite, cosa che ancora non avevamo fatto, e vediamo anche come affrontare la risoluzione del sistema di equazioni con metodi diretti e iterativi. Va bene? Benissimo. Allora, leggiamo innanzitutto la traccia dell'esercizio. Dall'immagine vedete che si tratta di una retta circolare. Quindi la retta, le cui dimensioni sono disponibili in figura. Ora io non rifaccio la figura perché tanto è disponibile qui, è sicuramente molto meglio rispetto a quella che potrei rifare io. Questa è una retta che è installata su un, diciamo, un cilindro, okay, che ha un diametro di 4 cm e lunga 10 cm e ha uno spessore di 0,5 cm. Conosciamo la conducibilità termica del materiale, che è 165 watt su metro Kelvin, la temperatura di base, quindi la temperatura sulla superficie esterna del cilindro è 100 gradi Celsius, l'altra estremità è adiabatica. Ovviamente c'è l'aria che circonda la retta, che si trova a 18 gradi Celsius, e il coefficiente di scambio è 6,5 bar su metro quadro. Okay. Vogliamo risolvere questo problema utilizzando il metodo delle differenze finite, e per fare questo, ovviamente, il primo passo è discretizzare il dominio. Questo che vedete qui è il cilindro di base sul quale c'è la temperatura di con S pari a 100 gradi Celsius, abbiamo detto. Quindi poniamo un nodo qui che chiamo nodo 0, un nodo all'estremità
e altri tre nodi lungo il fulmineo, per cui risolviamo il tutto utilizzando quattro nodi. Ovviamente questa aletta ha uno spessore di 0,5 cm che abbiamo chiamato S e una lunghezza L di 10 cm. E questo è il dominio di calcolo che utilizziamo. Ovviamente l'asse R è questo, quindi il problema è monodimensionale lungo R. E però prima di procedere dobbiamo tenere presente che questo stesso dominio visto dall'alto si presenta in questo modo. Uno spicchio in questo modo qua, quindi questo è l'asse R e questa è la vista dall'alto, va bene? Chiaramente c'è il cilindro sul quale l'aletta è attaccata, quindi lo tratteggio sopra e sotto per maggiore chiarezza. Ecco qua. Perfetto. Tutto chiaro? Quindi dal punto di vista geometrico questo è il dominio rispetto al quale dobbiamo scrivere i bilanci e quindi riscrivere l'equazione discretizzata, o meglio la formulazione. Allora, iniziamo dal nodo 1, già che il nodo 0 è un nodo a temperatura nota, quindi non costituisce incognita del nostro problema, sono cose che abbiamo già detto, quindi immagino che io possa procedere in maniera un pochino più spedita. Bene? Allora, prendendo il nodo 1 avremo nel nostro bilancio, relativamente al volume di controllo, che coincide con l'elemento associato al nodo 1, avremo la Q punto che da 0 va a 1, la Q punto, la metto più su, dal nodo 2 va al nodo 1 e poi lo scambio con l'ambiente che chiamo Q punto infinito 1. Quindi il bilancio sarà Q punto 0 1 più Q punto 2 1 più Q punto infinito 1 è uguale a 0. Il volume di controllo associato al nodo 1 visto dall'alto è questo qui che tratteggio. La dimensione di griglia la riporto qui. È delta R uguale a del diviso 4. E quindi possiamo procedere nell'esplicitare questi vari termini. Allora, Q.01 possiamo utilizzare l'analogia elettrica e scrivere conduttanza 01 T0 meno T1 più conduttanza 21 T2 meno T1.
meno più 1 più la conduttanza infinito 1 infinito meno t1 uguale a 0. La k 01 sarà pari alla conducibilità del materiale per la superficie di scambio unito L, sarà di questo tipo qua la scrittura di questa conduttanza. Quindi avremo k per l'area. Allora, adesso l'area di scambio è data da quest'arco qui per lo spessore. Quindi la lunghezza di quest'arco moltiplicata lo spessore mi darà l'area di scambio. Ok? Ora quest'arco qui è dato da questo raggio per l'angolo delta phi, e questo raggio è pari ad R0 più delta R meno delta R mezzi. Quindi K per R0 più delta R, e sono arrivato in corrispondenza del nodo 1, meno delta R mezzi, e in questo modo mi trovo all'interfaccia tra il nodo 0 e il nodo 1, per delta phi, e questa è la lunghezza dell'arco che qui ho marcato su questa figura. Quest'arco va quindi moltiplicato per lo spessore S. Il tutto va diviso per la distanza L, che è appunto delta R, distanza tra i nodi. Quando vado a calcolare invece K 2 1, questa è uguale alla conducibilità per l'arco che devo andare a valutare, l'arco di circonferenza è quest'altro qui, quindi all'interfaccia tra l'elemento 1 e l'elemento 2, ed è R0 più delta R mezzi. Per delta P, ed è la lunghezza dell'arco, per S, che è lo spessore, tutto diviso delta R. L'ultima conduttanza dell'equazione è K infinito 1, questa è H, conduttanza convettiva media unitaria per l'area della superficie di scambio. Allora adesso l'area della superficie di scambio la posso valutare facendo il prodotto tra quest'arco qui che vi tratteggio, come abbiamo visto quando abbiamo parlato delle differenze finite in coordinate cilindriche, per questa dimensione qui, quindi quest'arco per questa dimensione. Quest'arco è R0 più delta R per delta phi, R0 più delta R per delta phi, per questa dimensione qui che è delta R. Io ho trovato quest'area che è tratteggiata, però la retta scambia sia sul lato superiore che sul lato inferiore, quindi quest'area qui va moltiplicata per 2. Mettendo insieme il tutto ottengo, lo scrivo di qua, K che moltiplica R0 meno più, scusatemi, delta R mezzi per delta phi per S diviso delta R per T0 meno T1 più K che moltiplica R0 più delta R mezzi, delta R più delta R mezzi fa 3 mezzi delta R delta phi S su delta R per T2 meno T1
ancora più continuo in basso perché lo spazio non c'è, H che moltiplica R0 più delta R delta Φ delta R per 2, infinito meno P1 uguale a 0. Come vedete, delta Φ giustamente poi scompare in tutti i termini, perché alla fine il problema è monodimensionale, no? Quindi avrei anche potuto seguire il ragionamento basato sul fatto che delta Φ dovesse essere supposto unitario, perché il problema è monodimensionale, non può essere. Ora, riordinando il tutto, possiamo scrivere la prima equazione, quella del nodo 1, cancello di qua. Allora, moltiplico tutto per delta R, quindi qui compare un delta R al quadrato, divido tutto per K e alla fine divido anche per S. E così facendo ottengo R0 più delta R mezzi che moltiplica P0. Poi abbiamo P1, quindi meno P1 che moltiplica R0 più delta R mezzi, e poi abbiamo R0 più 3 mezzi di delta R più R0 più 3 mezzi di delta R che moltiplica T1 appunto, e poi abbiamo T2 più R0 più 3 mezzi di delta R T2. Ho dimenticato questo termine, è meglio che lo mettiamo direttamente nel coefficiente di T1, così facciamo un passaggio in meno dopo, quindi scusatemi, cancello qua, e abbiamo più H diviso KS che moltiplica R0 più delta R per, qui mettiamo il 2, lo mettiamo vicino all'H, per delta R al quadrato. Ok, quindi questo è quadra, e questo è il coefficiente di T1, come vedete. Poi abbiamo T2 più T2 è R0 più 3 mezzi delta R che moltiplica T2, e infine abbiamo più H2H su KS R0 più delta R per delta R quadro infinito uguale a 0. Allora, in questa equazione questo termine e questo termine sono termini noti, e quindi otteniamo un'espressione alla fine del tipo meno A11 T1 più A12 T2 uguale F1, chiaramente. Ora però avrete notato che portarsi avanti delle scritture di questo tipo è abbastanza scomodo, quindi forse la cosa migliore da fare è conservare le conduttanze termiche, quindi le calcoliamo singolarmente e scriviamo le equazioni conservandoci le conduttanze termiche, va bene? Perfetto. Allora, se facciamo così, dal punto di vista didattico abbiamo visto che cosa significa scrivere l'equazione per il nodo 1 sviluppando tutti i termini. Adesso però consentitemi un passo indietro ai fini dell'esercizio e scriviamo l'equazione
attenzione al nodo 1, e a questo punto sarà K01 0-T1 più K21 2-T1 più K∞1 ∞-T1 uguale a 0. Al nodo 2 avremo K12 1-T2 più K32 3-T2 più K∞2 ∞-T2 uguale a 0. Al nodo 3 avremo K23 2-T3 più K43 T4 ∞3 più K∞3 ∞-T3 uguale a 0. E infine al nodo 4 avremo K34 T3 ∞4. Ovviamente qui c'è una condizione di adiabaticità, quindi non c'è nessuna potenza termica che da destra va verso il nodo 4, abbiamo solo K∞4 ∞-T4 uguale a 0. Queste equazioni possono essere riorganizzate in questo modo. Allora, meno T1 che moltiplica K01 più K21 più K∞1 più T2 e K21 T2 uguale a meno K01 T0 meno K∞1 T∞. A questo punto poi non ci resta che calcolare le varie conduttanze termiche e sostituirle qui dentro, no? Molto più semplice. Di qua avremo K12T1 meno K12 più K32 più K∞2 T2 più K32 uguale a meno K∞2 T∞. Questa è la seconda equazione. La terza equazione è K23 T2 meno K23 più K43 più K∞3 T3 più K43 T4 uguale a meno K∞3 ∞. E l'ultima equazione sarà allora K34T4 meno K34 più K∞4, questo è T3, scusatemi, K34T3, questo è T4 uguale a meno K∞4 T∞. E quindi possiamo pervenire alla scrittura della matrice in questo modo. Allora, meno K01 più K01 più K∞1, poi abbiamo K21, questo è il nodo 2, il nodo 3, il nodo 4. Poi nodo 1, K21, nodo 2, meno K12 più K32 più K22, poi K32, nodo 3 e 0.
poi abbiamo 0 k più 3, sulla diagonale abbiamo meno k più 3 più k 4 3 più k infinito 3 e k 4 3 di qua, quindi di qua abbiamo 0 0 k 3 4 e meno k 3 4 più k infinito 4. Questa è la matrice dei coefficienti. La matrice dei termini noti invece, il vettore dei termini noti invece è dato da queste quantità, quindi ce le abbiamo a disposizione. Bene, a questo punto non resta che calcolare tutte le conduttanze. Iniziando da K01 che abbiamo trovato prima, quindi è K conducibilità termica per quest'arco che è R0 più delta R meno delta R mezzi, siamo qua, per delta P per lo spessore, delta P lo possiamo togliere, abbiamo visto prima, no? Delta P lo possiamo supporre unitario, diviso delta R. Poi abbiamo K21 invece uguale alla conducibilità che moltiplica R0 più delta R più delta R mezzi delta P per S delta P lo togliamo, diviso delta R, e le ho scritte velocemente perché le abbiamo viste già prima. Come pure prima abbiamo visto la K infinito 1 che è uguale a 2 volte H segnato che moltiplica R0 più delta R per delta P per delta R e delta P lo togliamo. Quindi queste sono quelle che avevamo scritto già prima, nulla di nuovo. Vediamo invece K12, la conduttanza termica, queste sono tutte K grandi, K12. Allora, in questo caso l'arco è questo qui, lo spessore è ovviamente sempre S, quindi ci rendiamo conto che K12 in effetti è uguale a K21, giusto? Quindi avremo che K12 è uguale a K21 che abbiamo già calcolato. E allora proseguiamo con K32, siamo su quest'arco qui di circonferenza, la scrivo qui, K32 uguale, allora vediamo, R0 più delta R più ancora delta R, quindi più due volte delta R più delta R mezzi, quindi conducibilità termica che moltiplica R0 più due volte delta R più delta R mezzi per delta P è dell'arco, ovviamente delta P si semplifica, per lo spessore diviso delta R. K invece infinito 2, conduttanza infinito 2 è uguale a 2 volte H segnato, il 2 dovuto al fatto che c'è lo scambio e sul lato superiore e sul lato inferiore, del prodotto tra la lunghezza di quest'arco di circonferenza per questo delta R qui. Quest'arco di circonferenza è R0 più 2 volte delta R per delta P, R0 più 2 volte delta R per delta P per delta R, ed eccole qua. E ora dobbiamo proseguire con K23, K43, K infinito 3. Allora, K23 è uguale a
K32 evidentemente è lo stesso. Per quanto riguarda la conduttanza invece K43, siamo su quest'arco di circonferenza qui, quindi abbiamo R0 più 3 volte delta R più delta R mezzi, conducibilità termica che moltiplica R0 più 3 volte delta R più delta R mezzi, che moltiplica delta F per lo spessore, e delta F semplifica diviso delta R, e questo è K43. Per quanto riguarda invece K infinito 3, abbiamo detto che è due volte H segnato che moltiplica. Allora, quest'arco qui ed R0 più 3 volte delta R per delta F. R0 più 3 volte delta R per delta F. Per delta R. E questo è K infinito 3. Abbiamo quasi finito perché manca K34 ma è uguale a K43, quindi lo scriviamo direttamente qua. K34 uguale K43 e quindi rimane solo K infinito 4. Ecco, su K infinito 4 dobbiamo stare un pochino più attenti perché sostanzialmente vedete che il volume di interesse è questo qui, quindi possiamo schematizzarlo come quest'arco qui per questa dimensione qui, vedete? E quindi abbiamo R0 più 1, 2, 3 volte delta R, 4 volte delta R, meno delta R mezzi per delta P. E tutto va moltiplicato per questa dimensione che è delta R mezzi questa volta. Riuscite a vederlo? Di conseguenza, questo K infinito 4 è uguale a 2 volte H segnato che moltiplica R0 più 4 volte delta R meno delta R mezzi, e mi trovo su quest'arco qui, vedete? Questo qua lo moltiplico per delta P, ovviamente per avere la lunghezza dell'arco, delta P come detto si semplifica, e poi moltiplico per questa dimensione che è delta R mezzi, perché il nodo sta qui e il dominio qui finisce, quindi per delta R mezzi, e questo 2 si semplifica con questo evidentemente, e così facendo abbiamo un'espressione di tutte le conduttanze e possiamo calcolare tutti i termini della matrice. Va bene? Adesso quello che facciamo, che faremo, è mettere sul foglio di calcolo questi termini e calcolare, quindi tirar fuori la matrice. Dopodiché vedremo quali sono i passi di risoluzione di questa matrice utilizzando i metodi diretti e iterativi, ovviamente facendo un po' i conti con il tempo che abbiamo a disposizione, che non è tantissimo. Comunque, se non riusciamo a finire, finiremo domani, non è un problema. Allora, inseriti i dati sul foglio di calcolo, a questo punto procediamo con il calcolo delle conduttanze. Quindi K11, anzi iniziamo da K01, K01 che è uguale conducibilità R0 più delta R mezzi diviso per S diviso delta R. Quindi conducibilità che moltiplica R0 più delta R mezzi per lo spessore diviso delta R. E questa è la prima. Poi abbiamo K21 che invece è uguale conducibilità per R0 più 3 mezzi di delta R per S diviso delta R. Quindi abbiamo conducibilità per R0 più delta R più delta R mezzi per lo spessore diviso delta R. Ok?
K infinito 1, la chiamo K inf 1, va bene? Allora questa è pari a 2 volte l'H convettiva per delta R, intanto per R0 più delta R, R0 più delta R, ed eccola qui. Ora mettiamo qui di fianco, o continuiamo sotto, possiamo anche continuare sotto, abbiamo K12 che è uguale a K21, perfetto, quindi abbiamo K32 che è uguale alla conducibilità termica che moltiplica R0 più, allora, 2 volte delta R più delta R mezzi, quindi più 2 volte delta R più delta R mezzi, è sempre per lo spessore diviso delta R, e quindi abbiamo K infinito 2, K inf 2, che è uguale a 2 volte la conduttanza convettiva che moltiplica R0 più 2 volte delta R per delta R, quindi R0 più 2 volte delta R, chiudo parentesi, per delta R, ed eccola qui. Poi abbiamo K32 che è uguale a K, K23 che è uguale a K32, K23 che è uguale a K32, e poi K43, sì, K43 che è uguale alla conducibilità termica che moltiplica R0 più 3 volte delta R più delta R mezzi, quindi 3 volte delta R più delta R mezzi per lo spessore diviso delta R, e poi abbiamo K infinito 3, K in 3 che è uguale a 2 volte la conducibilità termica che moltiplica R0 più 3 volte delta R per delta R. Poi abbiamo K34 che è uguale a K43, uguale K43, e infine K infinito 4 che è uguale ad H, che 2 si semplifica, per R0 più 4 volte delta R meno delta R mezzi per delta R. E così il tutto è stato molto veloce. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a compilare qui la matrice che abbiamo lì. Quindi diciamo che la nostra matrice è una matrice 4x4, quindi la compiliamo qui. Bene, questa sarà la nostra matrice. Allora qui abbiamo uguale meno, apro parentesi, K01 più K21 più K infinito 1, K01 più K21 più K infinito 1, di qua abbiamo K21, poi abbiamo 0 e 0, andiamo avanti, K21 qui abbiamo K12 più K32 più K infinito 2, K12 più K32 più K infinito 2, segno meno, quindi qui invece abbiamo K32 e qui 0, ancora qui abbiamo 0, K23 meno K23 K43 più K infinito 3 più K43 più K infinito 3, e qui abbiamo K43, mentre qui abbiamo 0, 0, 0, no, qui non è 0 ma è K34 uguale K34, mentre qui abbiamo K34 più K infinito 4, K34 più K infinito 4, ed ecco la matrice, va bene?
A fianco alla matrice possiamo mettere il vettore dei termini noti, quindi se volete possiamo fare anche così, la matrice la spostiamo qui in basso e qui in alto scriviamo matrice dei coefficienti e qua di fianco mettiamo vettore termini noti. Allora, questo qui sarà pari a uguale, allora, meno K01 per T0, meno K01 per T0 che va espresso in Kelvin, evidentemente, T0 è questa qui, quindi più 273,15. Meno k infinito 1 per t infinito, meno k infinito 1 per t infinito, che è anche questa quantità, più 273,15. E questo è il primo termine. Ovviamente qui il numero di, come dire, cifre significative lo possiamo un attimo ridurre per rendere la cosa più leggibile. Poi abbiamo meno k infinito 2 t infinito, quindi ci conviene per nostra comodità inserire una riga qui e scrivere T infinito anche in Kelvin. Quindi questi sono Kelvin. Ok, quindi uguale meno K infinito 2 che questo per T infinito che questo, meno K infinito 3 per t infinito uguale meno k infinito 3 per t infinito e meno k infinito 4 per t infinito. Ok, allora a questo punto, se vogliamo trovare subito la soluzione, possiamo farlo invertendo questa matrice, va bene? Però magari possiamo subito trovare la soluzione e vediamo che cosa riusciamo a fare utilizzando gli altri metodi, ma a questo punto per forza di cose continueremo domani. Quindi troviamo subito la matrice inversa, come siamo abituati a fare. Allora, qui facciamo uguale mat.inversa di questa matrice, ricordatevi di premere sempre Ctrl Shift invio. E a questo punto possiamo mettere la soluzione in funzione di x, quindi abbiamo in funzione di r, nel nostro caso, quindi abbiamo r0 e poi uguale r0 più delta r, questi sono 4, sì, però delta r deve essere bloccato, altrimenti la cosa non funziona. R0 più delta R, ok, e questo è R in metri. Ora qui mettiamo la temperatura in gradi Celsius e qui la temperatura in Kelvin. In 0 questa temperatura in Kelvin è uguale alla T con S più 273,15 evidentemente, mentre negli altri nodi la otteniamo facendo il prodotto matriciale tra l'inversa e il vettore dei termini noti. Sperando che tutto sia andato a buon fine, otteniamo il profilo di temperatura, che è questo, che possiamo anche diagrammare volendo, ovviamente diminuiamo un attimo il numero di cifre significative, ecco, lo possiamo anche diagrammare in questo modo, eccolo qua. Quindi scusatemi se sto andando un pochino più veloce, ma il tempo è finito, questo è il profilo di temperatura lungo l'aletta. Va bene? Ottenuto come abbiamo fatto anche nelle scorse lezioni. Adesso
Quindi a questo punto domani mattina la prima cosa che faremo è risolvere questo sistema di equazioni e utilizzando l'eliminazione di Gauss e utilizzando Gauss-Seidel, sempre su foglio di calcolo, perché capite bene che farlo alla lavagna significa fare una serie di calcoli e per esperienza questi calcoli porteranno sempre a risultati sbagliati, perché è ovvio che da posto voi fate calcoli, chi dimentica un meno, chi un più, chi un numero, eccetera, e si arriva sempre verso valori sbagliati, mentre col foglio di calcolo forse dal punto di vista didattico la cosa è un pochino più efficace. Quindi per oggi ci fermiamo qui, domani mattina terminiamo questo esempio e poi proseguiamo. Grazie e buona giornata.